Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Negli ultimi giorni si è alzato un vero e proprio polverone che ha visto Nintendo contrapporsi ancora una volta alla community competitiva di Smash, in particolare di Melee, con delle conseguenze però che sono andate ben oltre i confini del gioco, arrivando a coinvolgere anche Splatoon 2 e il suo torneo più importante, il North America Open. In questo video andremo a fare il punto della situazione, cercando di capire cosa sia accaduto e soprattutto se le rivendicazioni da parte di Nintendo siano legittime. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Le frizioni tra Nintendo e le community online sono iniziate quando l'azienda ha minacciato provvedimenti legali nei confronti degli organizzatori della famosa manifestazione The Big House. Questa è una vera e propria istituzione nel panorama competitivo di Smash. Dal 2011, a cadenza annuale, vengono organizzati dei tornei che danno spazio a tutte le incarnazioni del fighting game, tra cui spicca sempre l'amatissimo Melee. Quest'anno però, causa pandemia, l'edizione 2020 di The Big House si sarebbe dovuta svolgere per la prima volta completamente online e per la scena competitiva di Melee gli organizzatori avevano optato per la soluzione ottimale, l'utilizzo della mod Sleepy, una versione per PC sviluppata amatorialmente che presenta un netcode a dir poco sorprendente che permette di giocare dei match senza alcun tipo di lag. Si sa però quanto Nintendo sia intransigente verso le mod non ufficiali dei suoi giochi e quindi ha minacciato legalmente gli organizzatori del torneo, che si sono ritrovati costretti ad annullare l'edizione 2020. Questo è stato un duro colpo per tutta la community di Smash, che in segno di protesta e sensibilizzazione verso il problema ha iniziato a far sentire la sua voce tramite gli hashtag FreeMelee e SaveSmash. Questi hashtag sono finiti rapidamente in tendenza, in segno di supporto verso la community di Smash sono arrivati a coinvolgere anche quella di Splatoon 2. Infatti il 30% dei team partecipanti alle finali del North America Open si sono registrati con dei nomi che sono dei palesi riferimenti alla situazione di stallo in cui giace Smash. E improvvisamente è accaduto qualcosa di inaspettato. Nintendo non ha annullato l'evento, ma ha fatto sapere tramite un post all'interno del server Discord ufficiale dell'evento che non si sarebbero tenute più le stream in diretta della competizione, cogliendo tutti di sorpresa, anche gli stessi presentatori. Non è chiaro quale sia il motivo di questa scelta, ma per molti non ci sono dubbi. A Nintendo non è andata giù la presa di posizione contro la scelta di cancellare il The Big House. La storia però non finisce qui, perché a questo punto gran parte dei team di Splatoon 2 ha deciso di annullare la propria partecipazione agli Open e in tutta risposta è stato organizzato un controtorneo da Endgame TV, che avrebbe visto i migliori 4 team in Nord America di Splatoon 2 sfidarsi per un montepremi base di $1000, aperto però a donazioni. L'evento si è rivelato un vero e proprio successo, con il montepremi che ha superato il tetto di $25.000 e una partecipazione senza precedenti durante la live stream, facendo diventare Squid House a tutti gli effetti il torneo più importante mai trasmesso dal vivo di Splatoon 2. È chiaro quanto, ora più che mai, Nintendo non riesca a venire incontro ai desideri e alle esigenze delle sue community storiche, ed è un vero peccato. Se da una parte è comprensibile il discorso di non voler accettare la riproduzione illegale del proprio software, dall'altra è anche vero che si tratta di un gioco di oltre 20 anni fa, uscito dal commercio da quasi 2 decadi, e che Nintendo non ha mai supportato dopo la fine dell'era del GameCube. A conti fatti, non esistono modi per poter giocare legalmente online a Melee, e sarebbe curioso capire come l'utilizzo di una mod come quella di Sleepy potrebbe danneggiare economicamente un colosso del calibro di Nintendo. Dopotutto, la scena competitiva di Melee è sempre stata abbandonata a se stessa, non venendo quasi mai riconosciuta ufficialmente dall'azienda di Kyoto, e questa dura presa di posizione sembra più un capriccio che una rivendicazione legittima. Speriamo insomma che la situazione si risolva al più presto, farebbe veramente piacere vedere Nintendo compiere un passo epocale come quello di rilasciare una versione aggiornata di Melee pensata per ospitare il gioco online, perché a conti fatti va bene tagliare le gambe a mod non ufficiali, ma c'è bisogno di un'alternativa legale, di un'azione che permetta di tornare a giocare, piuttosto che impedire a tutti quanti di divertirsi. E voi cosa ne pensate? Nintendo è stata troppo dura? La reazione della community vi è piaciuta? Come al solito vi aspetto nei commenti. Prima di salutarci vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Melee, Michele Smash, ciao!
We'll be right back.